Però a proposito di responsabilità, il presidente dell'ordine dei medici, ecco. Anelli, insomma, lui ha detto che la tachicardia vigile attesa era un consiglio. Allora, prima di arrivare al collega Anelli, io vorrei dire che la gente si è dimenticata che il presidente dell'AIFA, che adesso non mi ricordo più il nome, comunque il famoso virologo, Palù, professor Giorgio Palù, candidamente mi è stato detto, poi l'ho vista la registrazione, in prima serata, forse deve essere quella roba che si chiama Porta a Porta, c'è uno spettacolo così, Porta a Porta, ha detto tranquillamente, ma certo non serviva tachipirina e vigile attesa. Però voglio dire, questo è veramente grave, perché uno doveva dire, quello lì, chi è quello che conduce Porta a Porta, Vespa, doveva dire, no, un momento, ma avete detto per anni sta cosa, avete obbligato. Adesso questo viene a dire era un consiglio, no, non era un consiglio, perché il protocollo diceva quello e l'ordine dei medici, proprio guidato da questo signore, diceva che se tu non segui il protocollo sei perseguibile dall'ordine, quindi smettiamo di giocare con le parole. Quando ci fu la sentenza, la ritrovate sempre in Apocalisse, la sentenza del Consiglio di Stato che dopo che il TAR del Lazio aveva dato ragione sulla storia della tachipirina, dette contro e disse, ma guardate che tachipirina e vigile attesa era soltanto un consiglio, cioè disse le stesse cose. Io scrissi, no, perché se uno si legge quella storia, c'è scritto al punto X, adesso non ricordo più quale, nella Covid è vietato l'uso degli antibiotici. Se c'è la parola vietato, come fai a dirmi che è un consiglio? Sono morti più di 4 volte l'olocausto degli ebrei. 6 milioni di ebrei, qui sono morti 25 milioni solo per il virus, dati dell'OMS. Quindi perché sono morti tanti? Allora uno va a vedere, questa è la seconda SARS, è la prima SARS, come si curava? Perché tutti noi che abbiamo cercato di curare, abbiamo curato questi infettati, non eravamo mica virologi o che cosa, semplicemente con la curiosità dice la seconda SARS, come si è curata la prima? Ed era in letteratura da 17 anni. Si curava con idrossiclochina, cortisone, eparina, c'era proprio scritto, mai usare tachipirina, l'ho riportato in B19, questa è letteratura, e soprattutto usate sempre l'eparina perché si sa che i SARS-CoV sempre danno tromboembolie. Non c'era bisogno di aspettare, pur rispettandoli e amandoli, i nostri colleghi valorosi che hanno fatto le autopsie nonostante il divieto a Bergamo e dov'era. Ma si doveva sapere prima, questi ignoranti del CTS, come si chiama, ma dove hanno studiato? A Paperopoli, dove li hanno trovati questi qui? Perché se tu sei l'esperto, devi andare a vedere cosa è successo. Questa è storia della medicina, è solo 17 anni fa. Come la curavano? E tu applica la stessa cosa e di curate, dategli subito in dosi giuste l'eparina e si salvavano. Ecco, e sono morte in quel modo lì meno di 1000 persone nel mondo, 800 e qualcosa. In quest'altra 25 milioni. Qual è la differenza? Che lì le hanno curate, qua no. Non si scappa da lì, ma non sono le congiunzioni astrali, questo è il punto. Anzi, non li hanno curati e li hanno curati male, quindi li hanno uccisi.